nella lezione precedente abbiamo visto l'influenza delle modalità di crescita dei cristalli sulla struttura del getto. Però abbiamo detto anche concludendo la lezione che non soltanto questo elemento ha influenza su quelle che saranno poi le caratteristiche finali del prodotto della nostra operazione tecnologica concorrono a formare nella sua globalità la struttura del getto altri fenomeni che durante la fase di solidificazione si verificano. Eh, analizziamoli prima tutti quanti, poi ve li descriverò uno per uno eh, più dettagliatamente. Eh, la struttura eh, del getto dipende ancora da fenomeni di ossidazione che possono avvenire nelle zone intergranulari dalla diversa composizione chimica dei cristalli che si formano all'inizio della fase di solidificazione, dalla segregazione degli elementi di lega più pesanti e dalla formazione di microcricche dovute al ritiro. Vediamo allora eh, in che cosa consistono questi fenomeni. Fenomeni di ossidazione intergranulare. Se eh, il getto avviene in presenza di ossigeno, ovviamente c'è la possibilità che il metallo, soprattutto alle temperature elevate a cui si trova, reagisca con l'ossigeno formando degli ossidi. Questo fenomeno non solo si verificherà in maniera molto evidente sulle parti superficiali del getto, ma eh, può avvenire nelle zone intergranulari, cioè le, nelle zone di connessione tra un grano e il grano successivo. Evidentemente questa presenza, eventuale presenza di ossidi nelle zone intergranulari non soltanto può eh, peggiorare le caratteristiche del materiale dal punto di vista meccanico, ma soprattutto può peggiorarle dal punto di vista eh, della sua eh, reattività eh, futura con eh, l'ambiente in cui il materiale viene poi a, a lavorare. Eh, il problema invece della eh, diversa struttura, eh, o da, meglio della diversa composizione della lega, a seconda del momento in cui avviene la solidificazione, l'abbiamo già in parte accennata quando abbiamo visto quali sono le caratteristiche di solidificazione di una lega, cioè abbiamo visto che all'inizio, cioè a temperatura più elevata, la composizione della lega privilegierà le, le, gli elementi che hanno ovviamente una temperatura di solidificazione più elevata e viceversa via via che la temperatura sia bassa verrà privilegiata la solidificazione degli elementi di lega a temperatura di solidificazione più bassa. Quindi possiamo dire che in una lega, eh, a seconda del momento in cui si formano i cristalli, cioè della temperatura a cui si formano i cristalli, queste, i cristalli avranno diversa composizione. Quindi, in sostanza una lega solidificata avrà una composizione che potrà variare a seconda del momento in cui è avvenuta la solidificazione stessa. La segregazione invece è un fenomeno diverso e cioè i componenti eh, che si sono formati possono avere diversa densità proprio perché possono avere diversa composizione. Allora, per effetto della gravità è chiaro che i componenti che hanno eh, peso maggiore, cioè densità maggiore, tenderanno a, a discendere verso le parti più basse del getto. Quindi le parti più basse del getto saranno più ricche di elementi a maggior densità di quanto non lo siano le parti superiori. E il fenomeno invece delle microcricche eh, in che cosa consiste? Consiste nel fatto che ancora una volta nelle zone intergranulari, che sono le ultime a solidificare, si può avere un fenomeno di ritiro non, che non è possibile compensare e quindi si formano delle, delle piccole cavità di ritiro che poi costituiranno una difettologia del pezzo la, eh, prodotto. In, in alcuni casi ciò è accettabile, in altri casi questo lo è meno. Allora, alcuni fenomeni come i fenomeni di ossidazione intergranulare, o le microcricche eh, non si possono in, in nessun modo eh, con, diciamo, non si possono poi recuperare a getto ottenuto. Invece la diversa struttura, cioè sia la segregazione sia la diversa composizione del materiale a seconda del momento in cui è avvenuta la solidificazione, questi in parte possono essere recuperate in un secondo tempo attraverso un trattamento termico a cui l'oggetto può essere sottoposto una volta terminato il processo di produzione. Quindi attraverso degli opportuni trattamenti termici, eh, sia i fenomeni di segregazione sia i fenomeni di diversa composizione della lega eh, possono essere eh, compensati, eh, favorendo quei fenomeni di diffusione dei materiali che eh, si verificano a temperature abbastanza elevate. E, terminiamo questo diciamo, capitolo, questo argomento in cui abbiamo parlato della composizione del materiale, quindi delle caratteristiche dell'oggetto legate alle caratteristiche della lega, introducendo ancora un ultimo concetto che è un concetto di fluidità eh, della lega. Cioè, una Lega fusa deve poter avere la capacità di riempire la forma. Ora, questa capacità di riempire la forma è chiaramente legata ad alcune caratteristiche della, della Lega allo stato fuso, cioè a, eh, se vogliamo. Possiamo immaginare la lega come un liquido che ha diversa densità a seconda della sua composizione e quindi a seconda della sua densità ha una capacità maggiore o minore di andare a introdursi nelle zone più ristrette della forma. Esiste un apposito test che serve per verificare le caratteristiche di fluidità di una lega. Vediamo questo test su che cosa è basato. Ecco, il test è basato su una prova di fusione fatta su una forma standardizzata. Questa forma standardizzata è costituita da questa parte troncoconica, che è la parte eh, che è servita per portare la lega, nella parte inferiore, che è questa zona cilindrica, eh, la quale va ad alimentare eh, quello che è il vero e proprio meccanismo di prova, formato da una spirale a sezione circolare. Eh, Ricavata nella forma, eh, il materiale viene in, immesso eh, attraverso questo, ca questa canalizzazione e dopodiché andrà a riempire la forma. Ecco, eh, nel momento in cui eh, questa zona terminale solidifica, evidentemente la, eh, il riempimento della forma si arresta e quindi misurando il cammino che avrà fatto la lega fusa all'interno della forma, quindi misurando quanto percorso ha fatto la lega fusa all'interno della forma, noi siamo in grado eh, di stabilire un indice che chiameremo un indice di fluidità. Se noi guardiamo eh, su questo diagramma, su questo diagramma è rappresentato l'andamento dell'indice di fluidità che quindi è espresso in unità lineari, quindi in questo caso in centimetri, in funzione del tipo di forma in cui è avvenuto il processo, la forma metallica o una forma in terra e dalla composizione. In questo caso parliamo di una lega d'alluminio eh, in cui l'alluminio la, 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 è stato aggiunto della, del silicio in percentuale variabile. Eh, prendiamo l'esempio, in, in particolare in riferimento, il caso della, della fusione in forma metallica, cioè, cioè vuol dire che questo oggetto è stato ricavato in, una, in, un, in metallo, in acciaio in particolare, e vediamo che all'inizio l'aggiunta di silicio riduce la fluidità della lega, fin quando si raggiunge un minimo intorno ad una percentuale del 5% di silice. Eh, di silicio, scusate, e, quando, e se noi continuiamo a aumentare il silicio, vediamo che la lega riacquista fluidità e quindi l'indice di fluidità risale. Quindi si vede la netta dipendenza tra indice di fluidità e composizione della lega. Stesso andamento notiamo nel caso in cui la, la prova sia stata effettuata con una forma in terra. Vedremo tra breve che cosa vuol dire una forma in terra. Ecco, vediamo però che tra le due, eh, le due tipologie tecnologie di fusione, forme metalliche e forme interna, c'è un indice di eh, fluidità molto diverso, quindi anche le modalità con cui viene effettuato il processo hanno un'influenza sull'indice di fluidità, quindi sulla capacità della lega di riempire la forma. Questo, quindi, è l'ultimo parametro che noi ad, abbiamo analizzato eh, per dare un po' un'idea di tutte le problematiche che in generale eh, la eh, colata di una lega fusa eh, implicano nel, al, nel processo. Ecco, adesso possiamo entrare nel vivo, nella parte diciamo, più eh, interessante dell'argomento, e cioè vedere quali sono le diverse tecnologie di fusione. Cominciamo quindi eh, per prima cosa a eh, um, classificare i vari processi di fusione. Vedremo che esistono due grandi famiglie, ciascuna delle quali ha tutta una serie di sottofamiglie. Ecco, le fusioni si dividono eh, sostanzialmente in fusioni in forma transitoria e in forma permanente. Che cosa vuol dire forma transitoria e che cosa vuol dire forma permanente? Forma transitoria vuol dire che eh, il, eh, per estrarre il getto dalla forma, la forma deve essere distrutta. Quindi per ogni particolare occorre costruire la sua forma e questa forma al termine del processo di solidificazione verrà distrutta per consentire l'estrazione del particolare. Nel caso invece eh, del. Ehm, della forma di tipo permanente noi abbiamo un'unica forma attraverso la quale possiamo produrre un numero elevato di particolari quindi useremo sempre la stessa forma per produrre una determinata quantità di particolari ovviamente la forma andrà progettata e costruita con particolari accorgimenti per permettere l'estrazione del, del pezzo e questo lo vedremo quando parleremo delle fusioni in forma permanente le fusioni in forma transitoria saranno realizzate in materiale refrattario, mentre le fusioni in forma permanente eh, dovranno essere realizzate in una lega di acciaio o in ghisa, quindi in sostanzialmente una lega di ferro. Queste sono eh, le, due, eh, le due famiglie principali. Vedremo che, eh, ritornando sull'immagine, vediamo che eh, ciascuna di queste dà origine a tutta una serie di sottofamiglie. Ecco, le fusioni in forma transitoria, che saranno anche le prime che tratteremo, le, per, anche perché storicamente sono le prime che l'uomo ha impiegato, eh, possono dare originare sostanzialmente quattro famiglie principali. Le fusioni cosiddette in terra nera, le fusioni di tipo call box, eh, le fusioni di tipo shell molding e la microfusione. La differenza tra queste vedremo che consiste essenzialmente nel tipo di legante che viene impiegato per eh, diciamo, compattare la forma. Le fusioni in forma permanente si dividono in fusioni in conchiglia e fusioni di tipo centrifugo. Queste sono le due famiglie principali, ne esistono ancora delle altre ma con una minore diffusione, quindi noi ci soffermeremo in particolare soltanto su queste due. Cominciamo a vedere, eh, partiamo dalle fusioni in forma transitoria e vediamo quali sono gli elementi fondamentali che eh, sono necessari per creare una fusione in forma transitoria. Ecco, gli elementi comuni, eh, gli elementi comuni di una uh, fusione in forma transitoria sono quelli che vediamo in indicati in questa figura. Ecco, innanzitutto abbiamo bisogno di un materiale di formatura, quindi abbiamo bisogno di un materiale che servirà a creare la forma. Questo materiale di formatura è contenuto all'interno della staffa. La staffa è questo contenitore, che in questo caso è metallico, può anche essere di legno, vedremo in un filmato che vi mostrerò che in effetti questo contenitore può anche essere di legno, ma in generalmente è, è metallico e che ha proprio la funzione di contenere il materiale di formatura. Eh, la staffa può essere mantenuta durante il processo di colata oppure può essere, es, il modello può essere estratto dalla, dalla forma prima del processo di colata. Eh, la forma vera e propria è ovviamente quella che abbiamo creato e che dovrà poi essere riempita di metallo fuso. La forma può essere completata dall'anima eh, la funzione dell'anima. L'abbiamo già accennata all'inizio delle lezioni: è quella di creare le cavità all'interno del getto. E infine, a completamento della forma, dobbiamo aggiungere il sistema di colata, e cioè l'insieme dei canali che sono necessari per addurre la lega fusa all'interno della forma. Vediamo allora come. Adesso si fa a passare eh, dal disegno dell'oggetto alla eh, forma. Per passare dal disegno dell'oggetto alla forma bisogna passare attraverso eh, la costruzione del modello e, se necessario, la costruzione dell'anima. Vediamo un esempio molto semplice tanto per cominciare a chiarire le idee. Immaginiamo di dover realizzare questo oggetto che è un, un elemento cilindrico nel quale è stato ancora ricavato un foro. Quindi è un cilindro cavo. Per poter eh, realizzare la parte esterna, cioè la parte esterna del cilindro, abbiamo bisogno del modello. In questo caso è il modello. Eh, si immagina eh, nel disegno di essere fatto di legno, vedremo poi il modello in che materiali può essere costruito. Quindi, abbiamo questo modello, il quale non fa altro che replicare la forma, la forma esterna, almeno dell'oggetto che dobbiamo realizzare. Per ottenere l'anima abbiamo bisogno di creare quest'altro elemento: cioè, scusate, per ottenere il foro dobbiamo creare l'anima. L'anima sarà anch'essa fatta dello stesso materiale di cui avremo realizzata la forma, quindi sarà di materiale refrattario sostanzialmente, per poterla generare abbiamo bisogno di un contenitore che prende in questo, in questo caso il nome di cassa d'anima, quindi il materiale di formatura verrà eh, pressato all'interno della cassa d'anima e aprendo le due metà della cassa d'anima estrarremo questo elemento cilindrico. Adesso però per sistemare l'elemento cilindrico all'interno della forma dovremo all'interno della forma creare la sede. Ecco che vedete che il modello ha queste due sporgenze all'estremità che nulla avevano a che fare con la forma dell'oggetto che dovevamo produrre. Queste due sporgenze serviranno a creare nella forma due zone cave nelle quali andrà a inserirsi l'anima. Quindi queste due, eh, cavi, queste due sporgenze prendono... Eh, hanno, hanno la forma eh, diciamo, complementare dell'anima e servono a creare quelle che si chiamano le portate d'anima, e cioè quegli elementi che servono per il sostegno dell'anima all'interno della forma. Ecco, vediamo eh, il, il, eh, nel, quello che succederà cioè che alla fine del procedimento. Che cosa abbiamo? Abbiamo la staffa, di cui abbiamo già spiegato la funzione, all'interno della staffa troveremo il materiale di formatura. Qui vediamo la eh, forma cilindrica impressa dal modello. Il modello ha anche generato queste due portate cilindriche di diametro minore nelle quali è stata introdotta eh, l'anima. La parte superiore eh, del modello eh, è, è ovviamente simmetrica alla parte inferiore in questo caso, perché il modello ha un, asse, un piano di simmetria e quindi è esattamente uguale. Nella, nel modello abbiamo dovuto anche. Eh, scusate, nella forma abbiamo dovuto anche creare le canalizzazioni che serviranno per portare la lega fusa all'interno della forma. Naturalmente su tutti questi elementi eh, torneremo. Le due staffe vedete che hanno ancora degli elementi di riferimento formati da questa spina cilindrica e da questo foro che servono per poterle allineare e quindi avere le due metà del modello eh, perfettamente eh, allineate o centrate l'una sull'altra per ottenere un getto di forma eh, corretta. Possiamo adesso passare a affrontare l'aspetto più eh, interessante del, del problema, cioè come si fa a realizzare il modello a partire eh, dal eh, disegno dell'elemento. Eh, noi eh, generalmente riceviamo un disegno che rappresenta l'elemento così come dovrà essere realizzato alla fine del processo tecnologico e quindi dobbiamo cominciare a costruire eh, i vari mh, passaggi necessari per trasformare Prima questo elemento in un getto e poi vedremo come trasformare il getto nel pezzo definitivo. Quali sono quindi i passi che occorre fare per trasformare il disegno dell'elemento nel disegno del modello e quindi del getto? Allora, per passare dal disegno dell'elemento al modello occorre fare queste cinque, eh, questi cinque step principali. Scegliere il piano di divisione, vedremo eliminare gli spigoli fivi, definire gli angoli di sformo, definire i sorametalli e infine tenere conto del ritiro. Analizzeremo nel dettaglio ciascuno di questi elementi. Cominciamo con il parlare eh, della prima scelta che è quella del piano di divisione. Avete visto implicitamente, l'abbiamo detto fino adesso, che la forma è realizzata in due metà. E questo è ovvio perché se la forma non fosse realizzata in due metà eh, non avremmo la possibilità di estrarre il modello. E vedremo che anche il modello per lo stesso motivo eh, sarà realizzato in due metà. Quindi eh, occorre scegliere il piano di divisione. Ora, la scelta del piano di divisione eh, non è eh, del tutto casuale, anzi non, non è assolutamente casuale. Perché nello scegliere il piano di divisione eh, dobbiamo evitare... Che eh, di generare nella, nel modello quelli che vengono definiti i sottosquadri. Che cosa sono i sottosquadri? Dobbiamo prima di tutto allora definire che cosa sono i sottosquadri prima di capire perché il piano di visione verrà scelto in un certo modo anziché in un altro. Ci serviamo, come al solito, di un'immagine per eh, farvi capire che cos'è un sottosquadro. Allora... <coughs> E in questo caso il modello, è, lo vediamo estremamente semplificato, è rappresentato da questo elemento, questa mensola, cioè questa L rovesciata. E vedete che la L rovesciata l'abbiamo immersa in eh, il materiale di formatura rappresentato da questo eh, rettangolo eh, grigio chiaro. Allora, eh, capite benissimo che se io provo adesso a estrarre il modello dal materiale di formatura, ovviamente romperò, dovrò rompere tutta questa zona per poterlo estrarre, quindi vuol dire che all'atto dell'estrazione eh, si avrà la distruzione della forma, quindi all'atto dell'estrazione il modello va sostanzialmente a distruggere la forma che aveva creato. Quindi si dicono in sottosquadro o in controsformo le parti del modello che durante l'estrazione rovinerebbero la forma. Lo studio che si effettua sul disegno per consentire l'estrazione del modello si chiama la risoluzione del sottosquadro. Allora. Il primo passo che noi dovremo compiere per eh, individuare il piano di divisione eh, sarà quello di sceglierlo in modo tale da evitare, se possibile, o comunque da ridurre al minimo il numero di elementi che ci veniamo a trovare in sottosquadro. Vedremo poi alla fine cosa dovremo fare per eliminare gli ultimi elementi che si trovano in sottosquadro e che comunque non possono far parte del modello. Quindi bisognerà eh, vedremo ricorrere a degli artifici o delle modifiche addirittura del disegno originale del particolare per poter eliminare il problema del sottosquadro. Ancora. Allora, per far questo ci serviamo di un esempio, un esempio che abbiamo tratto dal vostro libro di testo, quindi lo stesso esempio lo troverete sul vostro libro di testo. Il particolare che andiamo ad esaminare eh, lo possiamo definire un supporto, eh, è un elemento di forma relativamente semplice che presenta poi al suo interno una, un foro nel quale eh, nel suo funzionamento reale verrà poi inserito un perno. Allora, il primo eh, problema che noi eh, appunto abbiamo detto ci dobbiamo porre è come dividere questo modello. Esistono diverse possibili soluzioni. Allora, andremo ad esaminare eh, le diverse possibili soluzioni eh, in maniera tale da eliminare quegli elementi che nel disegno risulterebbero in sottosquadro. Allora, prima possibile soluzione. Scegliamo il piano di divisione è come uno dei due piani di simmetria dell'oggetto. In questo caso scegliamo per esempio il piano di divisione perpendicolarmente all'asse eh, del foro del, presente nell'oggetto. Ecco, vediamo che i, le due metà quindi del modello eh, dell'oggetto che si vengono a formare sono perfettamente simmetriche. Ma una volta che noi andassimo a costruire il modello in questo modo. E lo immettessimo nel materiale di formatura, ecco che in questi punti si verrebbero. In questi punti qui, e ovviamente anche nei due punti simmetrici che si trovano nella parte sottostante, si viene a formare un sottosquadro. Quindi queste parti non ci consentirebbero l'estrazione del modello. Quindi la scelta di questo piano sarebbe errata. Se noi volessimo a tutti i costi scegliere come piano di divisione il piano 1 dovremmo modificare la forma del pezzo per esempio congiungendo queste due zone, quindi evitando eh, di avere questo eh, materiale, questo alleggerimento nella, nelle due piastre di appoggio del supporto e quindi costruendo le piastre di appoggio del supporto come un unico particolare. Quindi, per poter utilizzare questo piano di divisione, dovremmo modificare in maniera eh, abbastanza pesante la forma del modello. Proviamo a vedere una scelta diversa. Immaginiamo di scegliere come piano di divisione questo piano che, passa per, eh, il, la parte, che divide in due metà diciamo, il foro del modello. Questa senz'altro è una scelta non corretta anche perché eh, le due masse eh, del modello sarebbero fortemente differenziate. Ma eh, il problema fondamentale è che qui nascono attualmente tutte queste due zone che sono di nuovo in sottosquadro e questa volta eh, la modifica del disegno sarebbe troppo pesante e assolutamente inaccettabile. Quindi, Senz'altro, questa soluzione di dividere il modello con questo piano 2 è una soluzione del tutto errata. Rimane l'ultima eh, soluzione che è quella di usare come piano di divisione questo piano che è di nuovo un piano di simmetria dell'oggetto. Però neanche in questo caso possiamo eliminare del tutto eh, i problemi di sottosquadro, perché vediamo che nascono due problemi di sottosquadro, uno in questa zona e uno in quest'altra, quindi nella zona eh, in cui questo elemento cilindrico si distacca eh, dal corpo eh, principale del, sub, del supporto. Quindi in questo piccolo eh, spazio, in questo vano, si va ad insinuare il materiale di formatura. E all'atto dell'estrazione, questo qui verrebbe distrutto. Quindi, anche in questo caso abbiamo dei problemi di sottosquadro, però, in questo caso è possibile. Vedremo eliminare questi problemi di sottosquadro o con delle semplici. E, e comunque accettabili da parte del progettista modifiche del disegno oppure ricorrendo a degli artifici nella costruzione del modello. Quindi in questo caso, scegliendo in questo modo il piano di, di, di divisione, avremo la possibilità di eliminare i sottosquadri. Vediamo come si fa. Ecco, cominciamo ad esaminare il problema di eliminare il sottosquadro da questa zona. Ci sono due soluzioni. La prima soluzione è quella di congiungere questo materiale, al, materiale da, diciamo, a, al fianco del supporto, quindi modificare il disegno in questo modo. Questo porta alla formazione di queste, eh, diciamo, queste protuberanze collegate, come dicevo, al fianco del supporto che prendono il nome di formagelle alla francese. Quindi una prima modifica del disegno e, e, e avremo eliminato il sottosquadro che si è formato in questa zona. Un'altra soluzione, eh, sostanzialmente forse più brillante perché ci permette di rispettare il disegno originale ma certamente più costosa nella costruzione del modello, è quello di costruire il modello in due metà. Quindi vedete che la zona che contiene questo elemento cilindrico è riportata sulla, eh, disegno principale, sul pezzo principale. Quindi il modello principale è questo disegnato che voi vedete qua colorato in marrone, mentre questa parte arancione è un modello riportato e vincolato alla parte principale con delle guide di tipo coda di rondine. Quindi con un innesto a coda di rondine, questa parte arancione è montata sull'elemento marrone. A formatura ultimata che cosa si fa? Si estrae prima l'elemento 1 e quindi la parte marrone viene estratta, la parte arancione rimane all'interno del materiale di formatura. A questo punto si afferra la parte arancione, la si tira in, con un movimento in questa direzione in maniera da estrarla dalla cavità che ha creata, dopodiché la possiamo estrarre dal particolare, perché ovviamente qui c'è il piano di divisione, quindi il modello in questo punto è terminato. Ecco, con questo sistema noi abbiamo risolto il problema del sottosquadro legato alla presenza di questa protuberanza eh, creata sui due elementi di vincolo del supporto poi alla, al piano di base su cui il supporto dovrà essere montato. E abbiamo risolto quindi uno dei due problemi di sottosquadro, vediamo come si può risolvere l'ultimo problema di sottosquadro, cioè quella scanalatura di alleggerimento eh, presente nel modello. In particolare quindi questa zona, cioè dobbiamo ancora risolvere questo problema. Eh, questo problema può essere risolto o semplicemente costruendo il modello senza questo, eh, questa zona, quindi eh, qui le linee si congiungono, quindi eliminiamo questo scarico e eh, questo poi verrà creato in, con lavorazione meccanica lavorando il getto oppure creare, eh, potremo ottenerlo facendo ricorso a, ad un'anima. Allora, il modello viene modificato e nella posizione in cui dovremo poi trovare eh, la scanalatura, eh, qui troveremo un, una protuberanza, che in questo caso sarà di forma prismatica, che serve a generare nel modello la portata d'anima, cioè la zona di sostegno dell'anima. Costruiremo un'anima prismatica, quest'anima prismatica verrà poi inserita all'interno della forma. Quindi, quando noi avremo creato la forma, qui in questa zona avremo una cavità nella quale verrà inserita l'anima. Quindi inserendo l'anima all'interno della forma vedete che qui abbiamo creato una zona in cui il metallo fuso non potrà arrivare e quindi in questa zona avremo cre eh, creato la scanalatura che desideravamo appunto creare. Allora abbiamo risolto il primo problema e cioè abbiamo risolto il primo aspetto, trovare il piano di divisione. Piano di visione che va scelto non soltanto in maniera da equilibrare se possibile eh, le due metà del modello, ma, soprattutto, deve essere scelto nella maniera, eh, in maniera tale da, da eliminare eh, possibilmente eh, i sottosquadri. O comunque di ridurli a minimo, perché l'eliminazione le, eh, poi dei sottosquadri crea delle complicazioni nella costruzione del modello, l'introduzione delle anime e quindi un aumento di costi necessari per produrre il getto. Adesso introduciamo il concetto di angolo di sformo. Immaginiamo ancora una, un elemento molto semplice. Eh, questo elemento di nuovo Adelle è il nostro modello in cui abbiamo vedete, questi piani che sono perfettamente paralleli alla direzione in cui il modello deve essere estratto. Al termine della fase di formatura, il materiale di formatura in queste zone tende ad aderire al modello, quindi in queste zone dove ci sono questi spigoli e quindi dove minore è la consistenza meccanica del, del nostro materiale di formatura, e nel momento in cui noi estraiamo il modello, eh, qui si possono provocare delle fratture, e cioè questi spigoli eh, possono essere rotti, eh, si possono rompere al, nel momento in cui eh, vado ad estrarre il modello. Ora, si può ricorrere, e lo vedremo, a degli artifici eh, che ci consentono eh, di eh, irrobustire questi punti di spigolo, per esempio introducendo delle armature. Ma la, la prassi comune è quella di, di modificare la forma di queste pareti dando un leggero angolo di inclinazione. Quindi, queste pareti che qui sono perfettamente parallele eh, vengono trasformate aggiungendo questo piccolo angolo di inclinazione, adesso qui è esagerato ovviamente l'angolo di inclinazione per meglio evidenziare il fenomeno, il pezzo assume una forma cuneiforme per cui basta un piccolo movimento per provocare il distacco dalle pareti della forma e quindi facilitare l'estrazione. Questo angolo di sformo dipende dal materiale con cui si costruisce il modello. Se il modello è di legno, l'angolo di sformo è di qualche grado, da 1 a 2 gradi. Se il modello è in metallo, quindi presenta una superficie più levigata, quindi un minor coefficiente d'attrito, può scendere a circa 30 primi. Invece nelle portate d'anima questo angolo di sformo si tiene più elevato, 10-12 gradi, tanto più che le portate d'anima non sono un qualche cosa che poi ci ritroveremo nel modello. Qui va tenuto il più piccolo possibile perché ovviamente il nostro particolare, se era disegnato originariamente eh, con le pareti diciamo, perfettamente verticali e noi le abbiamo trasformate in questo modo, eh, se vogliamo riportarci alla situazione del disegno dovremo lavorarle. Quindi quanto maggiore sarà l'angolo di sformo, tanto maggiore sarà poi il materiale che dovremo lasciare per la lavorazione meccanica successiva. Quindi eh, quando queste pareti sono delle pareti funzionali, e gli angoli di sformo li terremo al più piccolo possibile. Quando invece eh, l'angolo di sformo non è funzionale perché la parte non la ritroveremo nel modello, come nel caso dei portati d'anima, l'angolo di sformo si potrà tenere molto più elevato. Quindi l'angolo di sformo eh, vuol dire che dovremo modificare eh, per passare dal disegno dell'oggetto al disegno del, del, del getto, ecco dovremo già introdurre una prima modifica eh, per tener conto dell'angolo di sformo. Ma eh, c'è ancora un'altra un modifica che dovremo fare al disegno dell'oggetto eh, per tener conto che il liquido che passa all'interno della forma è dotato di una certa velocità e quindi esercita un'azione meccanica sulle pareti stesse eh, della forma. E questo, eh, questa modifica vedremo consiste nell'eliminazione degli spigoli vivi. Ecco, vediamo che eh, in. Eh, il materiale è fuso, eh, si muove con una certa velocità all'interno del getto, esercita un'azione meccanica in questi punti, cioè di nuovo negli spigoli che sono sempre i punti più delicati della forma. Questa azione meccanica si traduce in un'erosione della forma in queste zone e quindi nell'arrotondamento spontaneo della forma se l'avessi creata con gli spigoli vivi. Questo potrebbe sembrare un problema del tutto trascurabile, vorrà dire che l'arrotondamento lo fa automaticamente il metallo fuso nel momento in cui riempie la forma, ma il problema è che il materiale di formatura che viene asportato dagli spigoli ce lo ritroveremo all'interno del getto come, pres come presenza di inclusioni solide. E questo nella stragrande maggioranza dei casi è assolutamente inaccettabile perché costituisce un corpo estraneo all'interno del getto, che eh, un corpo estraneo che modifica le prestazioni meccaniche del particolare finito. Allora sarà cura del, di chi disegna eh, il getto l'eliminazione di tutti gli spigoli vivi che verranno sostituiti con, degli ampi, con dei raccordi il più ampio possibile. L'ampiezza del raccordo, ovviamente, dipende anche questo dalla funzionalità che ha il getto dalle lavorazioni meccaniche che poi dopo il getto potrà subire. Comunque, in ogni caso, gli spigoli vivi vanno completamente eliminati. E quindi abbiamo visto che eh, un'altra modifica dovrà essere apportata al disegno dell'oggetto per passare al disegno del getto, e cioè l'eliminazione degli spigoli vivi e la sostituzione con una, un ampio raggio di raccordo. Adesso andiamo a vedere il, ancora un altro elemento: abbiamo detto che in genere il progettista ci fornisce il disegno eh, dell'oggetto finito. Quindi eh, noi dovremo eh, dal pezzo finito eh, ricavare il grezzo di partenza, perché il nostro oggetto sarà un grezzo di partenza. Vediamo un attimo di illustrare questo problema servendoci di uno schema molto semplice. Supponiamo che il pezzo che noi dobbiamo produrre sia eh, una, una flangia, con una parte cilindrica di raccordo immaginiamo di disegnare eh, questo pezzo metà in vista e, e metà in sezione Ascolta qui l'asse l'ho disegnato male ecco. immaginiamo che il nostro pezzo sia questo quindi Qui avremo ancora per esempio dei foro, un foro per eh, delle viti di fissaggio, foro che naturalmente qui vedremo tratteggiato, quindi questa parte indichiamo che è in sezione, ecco questo sia immaginiamo il pezzo che noi dobbiamo creare, quindi questo è quanto ci arriva dal progettista, il progettista ci fornisce il disegno del pezzo finito. Ora, questo particolare supponiamo che debba essere completamente lavorato. Allora, se il nostro particolare deve essere completamente lavorato, il getto che noi dobbiamo produrre deve contenere il sovrametallo, o meglio, deve prevedere il sovrametallo necessario per effettuare la lavorazione. Quindi il disegno del, del getto dovrà essere uguale al disegno dell'oggetto, maggiorato del sovrametallo che asporteremo nella, success nella lavorazione eh, successiva eh, alla fusione e che trasformerà il getto nel particolare finito. Quindi, per esempio, il nostro oggetto potrà avere questa forma. Quindi vedete che abbiamo creato un sovrametallo, quindi abbiamo maggiorato il disegno del pezzo per tener conto eh, del materiale che andrà asportato nella successiva fase di finitura. Ecco però eh, l'entità di questo sovrametallo, cioè quanto deve essere questo spessore che noi dobbiamo, eh, di cui dobbiamo aumentare il disegno del finito per ottenere il disegno del getto. Eh, la risposta a questa domanda è, mh, deve passare attraverso tutta una serie di considerazioni. Infatti eh, la scelta del metallo dipende da una serie di fattori, cioè dal materiale del getto, dalle sue dimensioni, dal metodo di formatura, cioè dal modo con cui è stata creata, verrà creata la forma, dal costo del getto e dal costo della lavorazione. Terminiamo qui questa lezione, la prossima lezione partiremo proprio da questo cartello e entreremo nel dettaglio delle singole voci per spiegare il motivo per il quale queste incidono sulla scelta dell'entità del sonometallo che si potrà lasciare sul, eh, o si dovrà meglio lasciare eh, sul grezzo eh, del, di partenza.